Grandi raga, benvenuti in questo nuovo video dove sicuramente starete pensando che il titolo è clickbait. You're wrong, mother and fathers. Questa volta abbiamo deciso io e Ginny, non solo noi possiamo decidere, una roba del genere, di regalare a 8 fortunati di voi una customizzazione completa del proprio veicolo. Iscrivetevi al canale, Sanze! Ma adesso Ginny, spiega un po' più in modo un po' più approfondito di cosa si tratta questa customizzazione che andremo a fare a questi 8 fruttunelli, li chiamerei. Assolutamente, era da tanto che volevamo farlo e finalmente siamo pronti. Questo grazie soprattutto ai nostri partner che forniscono pneumatici, assetti, livree, detailing, tutti servizi incredibili per un risultato esagerato a 360 gradi. Quindi funzionerà esattamente così. Abbiamo preparato sul sito di bfuel.it, dove oltre ad esserci un sacco di merchandising che dovete acquistare tra felpe Swansea, felpe bfuel e tutto quanto. Anche perché c'è una piccola novità all'interno del merchandising. Che scoprire, infatti. Sono una sorpresa. Sono totalmente all'oscuro di questa comunicazione. Bene, dopo me la prenderò a dovere con Ginny, che non mi dice le cose. Scherzi a parte. Sul sito bfuel.it/sscustom lo troverete nella pagina iniziale, nella home page, come direbbero gli internazionali, avrete un form dove poter compilare con tutti i vostri dati il modello, l'anno della vostra auto e caricare, assolutamente importante, la foto della propria auto, dove nel miglior modo possibile si capisce che l'auto è. Ecco, una piccola precisazione per quanto riguarda caricare le foto, ragazzi, caricatene due. A noi interessa vedere che l'auto comunque rispecchi le informazioni date. Esatto. E soprattutto se ne caricate troppe si sovraccarica e non vediamo niente e purtroppo non possiamo prendere in considerazione la vostra domanda perché ne stanno arrivando davvero moltissime, quindi tutto deve essere perfetto. Abbiamo fatto una storia ieri sera, abbiamo fatto più di 1000 candidature nella notte, quindi il form deve essere totalmente compilato. Se saltate una voce non viene presa in considerazione la candidatura. Se l'auto è incidentata, non viene presa in considerazione la candidatura. Se l'auto è totalmente stravolta e già preparata, non viene presa in considerazione la candidatura. Quindi noi vogliamo fare un format dove voi che avete la vostra macchinina, che può essere dalla 500 RS6 in garage, una customizzazione, darvi la possibilità con i designer di bfuel, con i nostri fornitori, i nostri partner, la nostra creatività, un'auto completamente nuova. Certo, e per poterlo fare chiaramente più è vicina all'originale meglio è, perché più abbiamo spazio per poter personalizzare. Chiaramente se arriva tutta già customizzata è difficile. Infatti ho passato la notte a leggere mail stanotte. Pazzesco. Esatto. Bellissimo. Avete pochissimo tempo per candidarle, poiché inizieremo a brevissimo le riprese. C'è il regolamento da leggere, assolutamente ragazzi leggete bene il regolamento, perché ci sono delle clausole molto importanti da dover sapere e accettare una volta che candiderete la vostra auto. Assolutamente, una cosa importante che possiamo già dire adesso è che per quanto riguarda una volta che sarete scelti, la logistica, sarà a vostra cura portare qua da noi in bfuel l'auto e ritirarla anche una volta che sarà pronta, quindi così questo è importante da dire. Anche un giretto. Esatto, ci conosciamo. Ovviamente per poter essere candidati e scelti dovete seguire tutte le pagine Instagram che vi metto qui nel link in descrizione. Oltre a questo, se non doveste essere scelti con la vostra auto, ma seguite tutte quelle pagine che ci sono qui sotto, tre di voi verranno scelti e verranno, durante le riprese di questo format, ospiti qui da noi in BFuel Performance a curiosare, a toccacciare i nostri veicoli, a vedere un po' come funziona qui da noi in BFuel. Mangeremo insieme e poi con il vostro trenino, la vostra automobilina. E poi succederanno cose orribili come al solito. Sì, c'è burnout nello studio. Pennati in ufficio.
e gente che spara. Liberatoria con... prima di entrare a liberatoria e rischio e pericolo. Liberatoria e antiproiettili. Ecco. Esatto. Detto questo, spero sia tutto chiaro per voi che è un impegno stupendo da parte di BFU e dei nostri partner fare un format totalmente a titolo gratuito nei vostri confronti, ma lo facciamo perché è giusto così. È davvero emozionante. Da quanti anni era che ne parlavamo di riuscire finalmente a realizzare dei sogni, perché alla fine saranno, è quello che noi abbiamo sempre sognato anche fino a un po' di anni fa. Saranno almeno 3 giorni. Dici sempre un sacco di cavolate. Bene, detto questo adesso vi informo su un altro paio di cose molto importanti che dovete sapere per le prossime 7 settimane. Bene, adesso che abbiamo finito di fornirvi queste informazioni fondamentali per poter trasformare il vostro veicolo, vi informo che sta iniziando un nuovo format su questo canale YouTube esagerato che si chiamerà Motorsport Madness, dove io e Ginny andremo in ogni puntata a provare una disciplina del motorsport diversa, passando da gare di accelerazione drag racing con macchine estremamente potenti a competizioni di rally, lo faccio solo perché mi piace dire rally. Sì, ma poi è incredibile perché già adesso possiamo dare qualche anticipazione, abbiamo fatto 3 discipline in 3 weekend, cioè è veramente da pazzi, cambiare completamente tutto. Quindi abbiamo fatto gare di accelerazione, abbiamo fatto un test con una Skoda R5 stupenda, abbiamo fatto una gara del Porsche Cup campionato svizzero, dove apro una parentesi, perché correrò tutto il campionato svizzero quest'anno con la Porsche GT3 4000 benzina da 500 cavalli. Andate sul mio Instagram, nelle storie in evidenza ci sono tutte le date dove potrete venirmi a vedere durante il campionato, che si terrà al 90% in Italia, tra Franciacorta, Misano, Mugello, perché ovviamente in Svizzera di circuiti ce ne sono ben pochi. Io non so se riuscirò ad arrivare fino alla fine del campionato, te lo dico, perché già dopo la prima gara, cioè io mi agito come se fossi in pista, molto di più che se fossi in pista, sono lì che ti guardo, sono così. La prima gara è stata una rivelazione positiva nei miei confronti, dove è stata davvero una gara combattuta. Vi lascio la suspense e non vi rovino il video che uscirà a brevissimo, ma vi aspetto tutti il weekend del 8, 9, 10 luglio a Franciacorta per la seconda tappa Endurance GT3 campionato svizzero. Chi non mi segue su Instagram sbaglia, perché ovviamente tutto questo è daily published. Su Instagram chi mi segue sa perfettamente cosa stiamo facendo. Io però vorrei dare una piccola anticipazione riguardo alla gara che hai appena fatto. Ci sono dei colpi di scena non da poco. Neanche a farlo apposta, più che altro, neanche, sarebbe riuscito così bene. Neanche a programmare. Bene. Rimanendo in tema motorsport, invece, il weekend del 17-18 giugno correremo io e Joe di NTP nel campionato autoclassiche DTM con la 190 Evo 2 che avete visto un po' di tempo fa sul canale. Sempre una gara Endurance. Io e lui, cambio piloti a metà gara, ci sarà da divertirsi. No ABS, cambio innesti frontali, 300 cavalli aspirati, 9000 giri di limitatore. Venite a vederci perché sarà davvero una figata. E insieme a noi corrono delle auto incredibili, dalle Porsche Longtail a macchine assurde. Questo era proprio uno dei tuoi sogni, Freddy. Quest'auto l'hai sempre desiderata ed è bello che quest'anno possiamo dire che per adesso già 3 o 4 si sono avverati. Il mio sogno del motorsport fatto in una certa maniera, e quindi non di correre con macchinette pur di correre, ma con le auto che ho sempre sognato, si sta avverando, è davvero una cosa sensazionale. E anche il rally è stato emozionantissimo. Speriamo. Basta! Non devono sapere, devono attendere come attendono tutti gli altri. Adesso invece vi do l'ultima e la più importante notizia di questo periodo. Dato il successo enorme che abbiamo riscosso con il concorso dove con 8 euro potevi vincere una delle nostre auto, e stiamo parlando della Honda Civic rossa del 91 che Nicola ha vinto, abbiamo deciso io e Ginny di replicare questo concorso con lo stesso importo, ma la macchina differente. Una macchina divertentissima. Io non la conoscevo bene, ma l'ho provata e mi sono innamorata. Pum, pum. Così?
Cambiamo categoria di auto, rimaniamo sempre nelle auto che noi tutti, quando avevamo 18 anni e ancora oggi, amavamo e sognavamo di avere nel garage, un'auto super divertente, un'auto che ha fatto, vi dico un piccolo tips, una marea di rally, ancora oggi fa una marea di rally, ma non vi dico assolutamente di che auto stiamo parlando, perché è in questo momento in totale e completa riverniciatura della macchina, perché sapete che le auto che vanno in lotteria, concorso, chiamatelo come volete, su bfuel.it, noi le consegniamo estremamente in ottime condizioni. Almeno. Quest'auto, dimmi. Quest'auto poi tra l'altro avrà un sacco di chicche, di cose che ci abbiamo messo un po' lo zampino, e c'è un piccolo dettaglio che a me piace parecchio. Come al solito. Parecchio, perché non si può evitare il suo zampino, ormai lo sappiamo, è di fibre intrecciate di colore nero. Cioè lo sanno tutti, cioè tutta Italia. E tu vai da Emilio Fede e dici che cosa piace a Gini? Ti piace il cambio. Vabbè, fortunatamente piace a tanti e non piace solo a me. Quindi state pronti, perché a brevissimo inizierà la miniserie sulla preparazione di questo veicolo esagerato, dopodiché tra 15 giorni comincerà il concorso a premi. Bene Gini, io credo di aver informato i ragazzi su tutto quello che c'era da informarli, o quasi. Sì, quasi, ecco, non diamo troppe informazioni tutte insieme, perché in realtà ci sarebbe anche qualcos'altro, però... Fai un piccolo spoilerino su cosa c'è dietro questa parete che sta per essere montata e riaccesa dopo 9 minuti di stop, dai! È un'automobile, l'abbiamo capito tutti. No, è il motore che canta più in alto di tutta bfuel, è il motore con più cilindri di tutta bfuel per ora, perché preparatevi, sta arrivando qualcosa in questo garage con 2 cilindri in più rispetto a quella di cui stiamo parlando. Basta. Ma non vi dico più niente, ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando, seguite le regole, candidate le vostre auto, preparatevi a partecipare al concorso per vincere la nuova auto di bfuel Performance, e chi la fa l'aspetti, tanto va la gatta all'aria. Sono già confusa però, troppe cose. Sono più di mezza stagione e nuotano, sport completo. Ciao, Sonzi!